Paola Luzzadores ed insaziabili spazzolatori di puzzole consenzienti, ben ritrovati dal vostro Silver e dalla nostra Loe qui su Horizon, dentro il baule di Efesto. Siamo in questo luogo dove stiamo scoprendo la verità su quelle che sono stati i piani di rinvigorimento della razza umana per quanto riguarda il futuro che si poteva paventare dopo i disastri delle intuizioni del signor Faro. Allora, lì ci possiamo arrivare? Ok, di lì, forse. Vediamo un pochino cosa ci attende. Qui c'è, sì. Credo che sia questo. L'ufficio di Elizabeth Sobek. Ma è chiuso. Giustamente non c'è un modo per entrare. Scavalla. Continua a cercare. Vediamo un pochino, ovviamente. Ancora le funghetti. Fai attenzione. Vai tranquillo. Mi sono tirato dietro il paracarri qui. Lanciamissili, cacaminchia, che credo che sia l'arma più potente che potevo trovare qui. Tra l'altro, sotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ci basta, se tutto va bene, ci basterà per 2. Se tutto va bene. Se tutto va male, non potremo usarlo perché dovremo tipo scendere una scala o robe simili e dovremo abbandonarlo. E questo complicherebbe molto i nostri piani. Scala, no, beh, una scala di quelle che rendono accessibili i buoni propositi per il futuro. Benvenuto in Apollo, la memoria collettiva del genere umano e la fonte di conoscenza per le generazioni future. Sono Samina Ebagi. Fino a poco fa dirigevo l'Istituto Internazionale per la Memoria Collettiva. Ok, quindi abbiamo raggiunto quella che... Ho dedicato la mia carriera alla preservazione della conoscenza umana, delle imprese creative e delle conquiste culturali. Quindi Apollo rappresenta l'incarnazione massima della passione di una vita. Sì, però mi auguro che tu abbia tramandato anche la quantità abnorme di minchiate che abbiamo fatto. Ci attendono delle sfide smisurate. In particolare, dovremo progettare e implementare 4 importanti iniziative simultaneamente. Fico. La prima: la creazione di archivi dati nei centri culla nel mondo, assicurandoci della loro ridondanza. Culla della madre, abbraccio della madre, veglia della madre, colonna della madre, eccetera, eccetera, eccetera. 80 milioni stimati di data entry discreti. 42 zettabyte di dati in mandarino, inglese, spagnolo e arabo. La terza: il trasferimento e la codifica di tutti i dati in DNA conservato in fossili sintetici. L'unico mezzo abbastanza capiente e durevole per proteggerlo dal deterioramento nei prossimi secoli. E infine, la quarta: lo sviluppo di un'interfaccia olografica e di un curriculum ludicizzato. Perfetto. Con cui gli umani del futuro interagiranno con Apollo, sbloccando moduli di apprendimento euristico, potenziando la conoscenza e le abilità per controllare il perfetto, perché gli umani del futuro dovrebbero essere ignavi del passato. È il futuro verso cui stiamo orientando i nostri sforzi. Non solo la conservazione del passato, ma il seme per la fioritura di un nuovo albero della conoscenza. Per forza. Iniziamo. Ora sei a bordo. Quindi Apollo è questo. Apollo è un punto a cui non abbiamo un vero e proprio accesso, però è un punto che esiste. Vedremo un po' a cosa porterà la cosa. Ok. Qui possiamo accedere in qualsivoglia modo. No. Dove è rimasto il cannone? Perché l'hai abbandonato? Dimmi il permesso la prossima volta. Ti sciscieranno cascate le braccia. Pelandrona. Ok. Allora, facciamo così. Là e là. Là. Ok.
là e là. Perfetto. Allora. È il mio turno ora. Ok. Dai. Vieni un po' qua. Dai, fatevi vedere interessati. Sono un bel bocconcino dopo tutto. Ah, ecco. Bene. Ok. No, in realtà si sta rivelando molto utile questo macchinario, perché loro non sono programmati per vederci. Solito discorso, avere questo abito così elusivo, possiamo sparare dei colpi che nessuno ci caga, veramente? Really? No, dai ragazzi, così è troppo però, eh. Mi va bene prendermi del vantaggio, ma se ne stanno proprio di là, paciotti, paciotti, tranquilli, tranquilli. Vabbè, allora io questi me li ripiglio. Sto passando più tempo a raccattare le cose che semino in giro. Ma, vabbè. Ok, ripigliamo la questo. La fortuna è dalla mia parte. No, sì, decisamente sì, ma sono loro che sono tordi più che altro. Ok, vabbè, questa non ci serve, meglio, decisamente meglio, e ne dobbiamo far fuori ancora un paio che dovrebbero essere situati, uno qui, ok, e uno dovrebbe giungere allertato dal rumore, neanche tenta di parlare, con i colleghi, proprio... Mi faccio i cazzi miei che sono più discreto, sai. Dai. Ma guarda te. Non ci vedono proprio. Non è che mi offendo, eh. Il sole non può salvarti. No, cazzarola. L'unica freccia che non mi serviva è una mazza. Gioiosamente equipata. Contro l'unico che poteva farci del vero male. Che ci vede ma non ci attacca. Questo era l'ultimo. Meno male. Di nuovo sola. In quella che doveva essere una caverna delle meraviglie. Guarda in giro. Vedi se è rimasto qualcosa. Sì, dei pinoli. Vabbè, quale armi le posso lasciare, perché tanto poi c'è lo scaletto per salire. E dove ci sono scaletti, ti scordi. Cultista cecchino. Boh. Dai, chiappa il funco. Perfetto, bravissimo. Fai come se fossi a casa tua. Niente. Ah no, attenzione allora, attenzione, attenzione. Possiamo usare la rampa laterale, fantastico. Quindi possiamo portarci dietro il fucilazzo e causare del nocumento a persone esterne e robe brutte che ci attenderanno nella stanza del poi. Allora. Dottoressa, archivi questa testimonianza in Apollo, associandola al mio nome e a quello dell'operazione Vittoria Eterna. Il mio nome è Aaron Harris. Dal 2060 al 2066 sono stato presidente dei capi di Stato Maggiore. Ok. L'ufficiale più alto in grado nelle forze armate. No, dai, cazzarola. Palle. Vabbè, piccole imprecisioni nel menu di gestione dei comandi, quindi possiamo farci poco. Potrei riaprire tutto. Ma non è così basilare. Anche perché le informazioni principali, ragazzi, ci vengono date tramite gli ologrammi. Le informazioni secondarie, quelle di contorno, che sono interessanti a loro modo, ma non indispensabili, ci vengono date dai file audio, mentre invece i file testuali sono complementari. Quindi c'è un giusto grado di importanza, anche per via di come uno voglia completare la storia. A grandi linee, messaggio è arrivato, infatti avevo intuito
che fossimo il nuovo seme del futuro, e mi sa che addirittura l'avevo intuito in maniera esagerata. Questo vabbè, non voglio. Ti presento Ade, ciao. Il protocollo di estinzione d'emergenza. La killer app definitiva. Eccolo. Ok, so cosa pensi. Lo scopo di Gaia è riportare la vita. Allora perché darle una funzione subordinata il cui scopo è spazzarla nuovamente via? Dai, andiamo. Eh? È da pazzi, no? Sì. Beh, no. Affatto. Ricostruire l'atmosfera è un lavoro difficile. Per quanto Gaia sia scaltra, potrebbe non riuscire al primo tentativo. Pensa di essere Gaia fra 200 anni. E che la biosfera che stai creando è un macello. Esatto. Alcalini alle stelle, foreste che scompaiono sotto tempeste che annegherebbero anche Noè. Mm-hmm. È il caos, una trottola che non smette di barcollare. Cosa faresti? Rilasceresti organismi di fase 1 in quel casino? Spereresti che CO2 e metano riequilibrassero il tuo lavoro? Sì. Cavolo, no. Quello che farai, Gaia, è farti da parte mentre Ade prende il comando e fa quello che tu sei troppo premurosa e benevola per fare. Cioè ridurre in cenere quella sottospecie di biosfera così che Gaia possa iniziare da capo. Ok, non in cenere. Invertendo i processi di terraformazione la soffocherà. Ma mi hai capito. Ade riazzera la biosfera. Esatto, al suo senso. Tela bianca. E poi? Solo allora dovevano collaborare, ma pure i macchinari non sono andati d'accordo, è diventata una sorta di supremazia territoriale. Dovremmo ripetere, questo è Ade, un vero cattivone se ci pensi. Estinzione su richiesta. Sì, siamo terribili in questo senso, anche se questo è un gioco, però la mentalità media è questa. Davvero cattivo. Molto bene, questo è Ade, un salto nel vuoto. Sì, okay. Ma in base a quale metro di giudizio se le cose? Lo scopo originale di Ade, perché vuole che io mi estingua? Ci servono altri dati. E come ha fatto a finire nei rottami di un titano di faro ed essere adorato dall'eclissi come una specie di dio? Sto imparando come te, Aloy. Continua a cercare. Va bene, continueremo a cercare. Attenzione, di nuovo mi ha fatto abbandonare. Prende delle iniziative. No. Ti presento. Provate a sfidarmi adesso. Il protocollo di estinzione d'emergenza. Ogni tot lo molla, gli pesano davvero le braccia allora. Lo scopo di Gaia è pare che non ci sia un'altra strada. Mannaggia il cunicolo. Allora. Sono quello che penso. Grembi artificiali. Macchine che creano una nuova generazione di esseri umani. Fico. Quindi, Aloy, sei nata anche tu da lì. Far zerimo della camera ictogenica dal design avanzato. Quindi questa è una sorta di pubblicità. Non lo acchiappi? Ok. Ogni tanto ha qualche piccola incertezza d'impaccio, eh. Non gliele vogliamo per questo. Tanto continuiamo a raccattare Vampa. Guarda te, dobbiamo elemosinare Vampa che ne avevamo a migliaia. Forte però, forte. Poi leggo tanti commenti in giro che non sono rimasti impressionati dalla grafica di Horizon e via dicendo. A me pare che sia fatta bene, qualche limitino, ok, d'accordo, ma in alcuni punti sia davvero davvero appagante. E questo è uno di quelli. Non per forza nello spazio. Elizabeth aveva detto che una nuova generazione di umani sarebbe stata generata in posti simili. Esatto. Quindi la montagna della madre è una di essi. C'è un solo modo per esserne certi. La porta non si apre. Sembra a causa di un certo registro alfa danneggiato.
Devo cercare nell'ufficio di Elizabeth. Di cui la porta non si apre. E noi dobbiamo abbandonare il nostro fucilino. Fantastico, fantastico. Allora, quindi, ok. Ok, ok. Si torna a salire. Ok, boh. Dai che ce la possiamo fare, Allora, ispezioniamo sempre gli anfratti, perché poi vabbè, Silver, si trovano i collezionabili e tu non li leggi, non fai niente, lo so, lo faccio in forma privata. E laddove ci siano informazioni interessanti, condivido. Potrebbe tornare utile la morfologia degli antilopini, ma le forme dei caprini mostrano una capacità di carico superiore. Impari in fretta, Gaia. Dottoressa Sobek, dopo aver condotto un'analisi comparata della morfologia dei mammiferi, ho raccolto dati esaustivi sull'evento di estinzione del quaternario. Oh, e cosa ne pensi? Gaia? Logicamente parlando, l'estinzione è stata una conseguenza naturale. Tuttavia? Tuttavia, trovo la perdita di specie della megafauna molto triste. La loro scomparsa totale mi fa provare un dolore difficile da descrivere. È un malfunzionamento? No, no, Gaia. Va bene. Molto bene. Bene. Potrebbe tornare utile la morfologia degli antilopini, ma le forme dei caprini mostrano una capacità di carico superiore. Impari in fretta, Gaia. Dottoressa Sobek, dopo aver condotto un'analisi comparata della morfologia... Vediamo un po'. Verrai sottoposto a un breve periodo di incoscienza durante lo spostamento a Prime e durante gli ultimi ritocchi. Elizabeth, posso parlare fuori dal protocollo? Quando sarai nuovamente operativa, attiveremo le funzioni subordinate e vedremo a che punto siamo. Elizabeth, rilevo dello stress. Sì, questa è una scena già vista in mille film. Sto bene. Capisco che le circostanze ci impongano di partire prima del previsto, ma tutti i sottosistemi sono pronti. Le probabilità sono favorevoli. E se... Gaia, non c'è più nulla là fuori. Non si può nemmeno sopravvivere senza una tuta ambientale. Miliardi di morti fra paura e agonia. E se... Se non servisse a nulla... Sarebbe una figata spaziale. L'estinzione è inevitabile. Grazie a te, la vita avrà un futuro. Sì, ma che pro! Io credo in te, Elizabeth. Con te... Ma su minga tan convinta, belle queste tecnologie moderne. Eccolo qua l'ufficio. L'Odissea ha fallito. Avrai bisogno di un carretto. Lo so, un bel calessino, quei pony. È stato Artemide. È il file principale del registro Alfa. Eccolo qua. Intatto? Sì, non vedo alcun danno. E allora cosa aspetti? Copia il file. Con questo posso ripristinare il registro alla porta nella madre, aprirla ed entrare. E Wiwa! Spiegare i suoi segreti. Dove sono nata? Forse... Un bozzolo! Temistocle, è stato usato il tuo DNA, il DNA di Elizabeth. Sei sciocca. Non ci sarà nessun chi ad aspettarti. Sei stata messa in mondo da un cosa, non da un chi. Bastardo. No, io sono normale. Sei tu, Aloy, a essere nata da una macchina. Ma che genere di macchina e perché? Perché? Beh, ma è chiaro, creata? La macchina principale, Gaia, dove si è installata anche Elizabeth. Elizabeth è facile che sia ancora viva. Sì, è che abbia 300 anni. Eclissi. Ora esci di lì. La tua scoperta è troppo preziosa. Tu sei troppo preziosa.
No. Bene. Credo fosse abbastanza inevitabile, raga. Ancora viva. Bene. Ho in mente una morte più consona per te, bambina. Ma perché ci vogliono morti? Perché? Così ci abbiamo fatto. Siamo così carini e faccio cose. Ma non è vero? Per tutta la vita ho sempre avuto una sola certezza profetica. Di essere destinato alla gloria come grande campione del sole. Mm. Quando Giran è morto e quando Meridiana è caduta, non ho mai avuto dubbi. Mm. Finché non sei giunta tu. Hai scoperto la verità. Quando ho saputo che eri viva, un dubbio si è radicato in me. Come il sole sorge e tramonta ogni giorno, coloro che devo uccidere muoiono. Eppure ho fallito. Come? Perché? Per ogni scavo che attaccavi, ogni soldato leale che uccidevi, il mio tormento cresceva. È cresciuto quando l'alto sacerdote Bahavas è scomparso. E quando il vero re sole Itamen fu portato via, non solo è cresciuto, si è moltiplicato. Mentre ti puntavo la lama alla gola, non facevo che pensare. Sì. Un colpo. Un semplice movimento della lama. E ti saresti dissanguata. Magari no. La mia mano è pratica di massacri. Perché esitare? Perché fallire il mio destino? Non lo so. Immagino che perfino un mostro come te abbia un briciolo di coscienza. Non mi hai ucciso subito. Voltati verso il sole, ragazza. Spacci l'omicidio per sacrificio religioso solo per sentirti meglio. No. No. Ho sempre pensato che ucciderti fosse giusto. Eppure. Due parole si avvicinano alla vita. Beh, allora non c'era di essere un po' confuso al riguardo. Bene. Dentro di me reputavo l'ordine di ucciderti indegno per uno come me. Eri solo una selvaggia. Era questo il mio pensiero. Ma ho comunque cercato di ucciderti e non ce l'ho fatta. Questo fallimento mi ha stravolto la mente. Mi perseguita. Quindi? È stato quando ti ho catturato. Forse perché anche tu sei stato generato da una macchina e quell'impianto mentale mi preserva. Il disegno che il sole aveva tracciato nel corso degli eventi. Tu dovevi sopravvivere quel giorno sulla montagna. Dovevi interferire negli scavi e uccidere i miei uomini. Dovevi eliminare l'alto sacerdote Bahavas. Sì. Dovevi portare via Itamen. Sì. Al contrario. Era mio compito catturarti. Qui. Così che tu morissi come offerta sacrificale al sole. Ha senso. Come doveva essere. Predestinato e prestabilito. Certo, certo. A parte quello, tutto bene? Destino, sì. Esegui solo degli ordini, non chissà quale disegno cosmico. Sei un burattino. Sì. E Ade ti manovra a suo piacimento. Una pedina, mossa da forze più grandi di lei. Beh, potrebbe dire lo stesso. Sarebbe di noi, eh? Se non ci fossero così tante uccisioni. Ade è una macchina antica. Non il mito dell'ombra sepolta dei Karja. Non gli importa di Meridiana. Vuole uccidere tutto e tutti. E tu sei solo uno schiavo devoto. Io non servo l'ombra sepolta, ma il sole all'ombra. Le due metà della natura in un'unica causa. Ombra al sole. Sì. Buio alla luce. Certo. Davvero non ti rendi conto di quanto questo sia ridicolo? Sei passato da servire un re sole pazzo e omicida a una macchina pazza e omicida. Non fai altro che andare indietro. Ricorderò le tue parole quando vedrò bruciare il tuo corpo. O i tuoi resti. Bene.
Grazie, ben gentile. Cogli il punto. Così come ho sconfitto te, ho vinto anche i miei dubbi. E dalla certezza della fede deriva una forza inarrestabile. Allora siamo a posto. Allora apri questa gabbia e metti alla prova la tua fede. Vedremo se andrà come credi tu. Il cerchio si è chiuso. Ogni elemento è al suo posto, esattamente dove deve stare. Bene, allora a posto, posso andare. La in gabbia servirà il suo vero scopo, come animale sacrificale. Ah, ok, mi è andata male, io ci speravo. A proposito di sacrificio, quasi dimenticavo. Quando hai distrutto la rete dell'Eclissi, ho trasmesso un messaggio a Est. Per radunare le forze e organizzare un'invasione della Terra Sacra. Bene. Ho ordinato di uccidere un ignora. Speravo di trovarti lì, ma alla fine avremmo potuto evitare la fatica. Ah. Inora mi hanno esiliato alla nascita. Farai male solo a loro, non a me. Davvero? Allora non fa alcuna differenza. In ogni caso, non potrei revocare l'ordine neanche se volessi. Vabbè, pace. Grazie alla tua distruzione della rete, la comunicazione a distanza è impossibile. Non hai condannato solo te stessa, ma una tribù intera. Davvero. Sì, ma la colpa è mia che la condanno o tu che la condanni? O tu che hai dato l'ordine, Somaro? Il tuo focus. Un dispositivo potente, non trovi? Così fragile. Hai visto? Stavolta non ho minimamente esitato. La lama si è mossa da sola. Oh, siamo senza focus. Ficus. Un po' mi mancherà quell'aggeggio. Sì. Fedeli Cargia, gioito. I nostri. Come cavolo la trovo la prossima batteria senza. Una nuova alba sorge all'orizzonte. Un nuovo giorno tra presto inizio. E quando sarà, il falso re sole sarà morto e la sacra meridiana sarà di nuovo nostra. Fantastico. Per questo motivo io sono diventato uno strumento della profezia. I due volti della natura insieme per una sola causa: ombra e sole, luce e oscurità, notte e giorno. Guardate! Oh, cazzarola, che meraviglia! Restate seduti! Non vedete la prova della benedizione del sole coi vostri occhi? Silence! Benedette dal sole. Ci avremo bisogno. Queste ombre, vagare alla luce del giorno e unirsi alla nostra causa! Molti anni fa, per consacrare questo anello, il radiante Ciran ordinò che gli infedeli venissero schiacciati sotto gli zoccoli di un colosso. Il colosso è molto potente agli occhi del sole, ma lo è ancor di più se infuso del potere dell'ombra. Allora corruzione è opera vostra, proprio diretta. Ha tramato contro di noi. Secondo lui, in realtà, no. Che sia solo la prima di una lunga serie. Ma senza il focus potremmo fare gli override? Sì, e le armi e cincia allegre. Non credo ci verrà dato modo di combatterlo se non abbiamo appelli a riguardo. Neanche l'armatura abbiamo più. Non riuscirò mai a sconfiggere quella cosa senza armi. Le mie armi sono sulla piattaforma e non esiste modo di uscire dal cerchio. Ok. Forse potrei usare la sua forza contro di lui. Sì. Sì, decisamente potresti usare la forza contro di loro.
Ok. Devo capire dove farglielo usare, però. Distruggerà tutto. E ben venga, è qui apposta. Ah, ok. Perfetto. Speravo di raccogliere vampa. Ecco. Come mi serve. Devo cercare di attirare il colosso contro i pilastri. Benissimo, vieni, vieni, colosso. Vieni, colosso. Colosso, molla l'osso. Un altro pilastro e la piattaforma andrà giù. E con lei le mie armi. Perfetto. Chi mi ferma più poi? Ah, l'inventario è già pieno, perfetto. Ok. Allora tiriamo giù. Cazzarola. Ci ho provato, lo so, lo ammetto, ci ho provato. Se la piattaforma crollasse, riavrei le mie armi. Cazzarola. Devo togliermi da qui. Dai. Carica. È caduto. Perfetto, dai. Non ci posso credere, questa è un po' sfiga, eh. Meno male. E Wiwa! Ci sentiamo molto gladiatori. Beh, no, non abbiamo ancora un pubblico caldissimo. Ma. Ora sei soltanto un enorme bersaglio. Forza, fatti sotto! Ok. No, raffanculizzati, guarda. Perfetto, fantastico. Molto resistente alla corrente elettrica. Vai, no. Perfetto. Vai così. Allora, vediamo un pochino come gestircela. Perché lui non è esattamente il più simpatico dei pony che potevamo decidere di cavalcare. Le frecce congelanti dovrebbero farle scudo. Avercele equipaggiate frecce congelanti mi darebbero gran gioia. Le parti sui lati della testa devono essere collegate al suo attacco con l'accio. Ok. Non abbiamo tolto una secchia. Una secchia di nulla. Quindi no. E basta. Perfetto. No, cazzo fai, oh! No! Merda, che occuparsi. Non è andata come speravo. No! Grazie. Dai. Che lui non è cattivo, eh. Ecco, lo disegnano così. Dai, che è gestibile. Vabbè, no, non è gestibile, è morto. Fico. Recuperiamo un po' di roba perché mi sa che non è finita. Alla sagra del buon umore. Sei un po' basito? Silenzio! Il Dio Sole ha parlato! Vai a cacare la minchia da un'altra parte! Bene! Ombre, uccidete! Ma non fate prima uccidere lui! Bene! Ma se faccio l'override su uno... Uccidetela! Perché mandi loro? Affrontami tu, se hai coraggio! Hai paura anche tu, eh? Cagusa. No. Che è?
Zibibola riscoscia? Oh, ciao! Ben arrivato! Oh, un corsiero per me, grazie. Ah, allora lo conosci. Ganzo, gaurro e oltretutto quasi figo. Ah, queste sono nostre. Questi sono contenti. Bravi. Posto? Traditore! Traditore? Vabbè, noi lo sapevamo che aveva collaborato con loro, non ce l'ha mai nascosto. Ci ha messo un po' ad ammetterlo, ma non ce l'ha mai nascosto, quindi obiettivamente non possiamo stupircene troppo. Nel frattempo abbiamo sbloccato anche un trofeo, eh. Sì, vero, forse ve l'ho detto. Hai scoperto così la verità. Qui. Sei venuto, rischiando la vita. Certo che sì. Se fossi morta, la montagna non avrebbe mai rivelato i suoi segreti. Sì, ma il mio che focus... Peccato che tu abbia solo perso tempo. Alice ha distrutto il mio focus. E il registro alfa al suo interno. Non è così. Ho monitorato il tuo focus per tutto il tempo, duplicando ogni singolo dato. Installare i dati su un nuovo focus è stato facile. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Sei davvero bravo a renderti insopportabile, Silence. Ma immagino che mi serva. È ora di vedere dove sei nata. E forse scoprirai il perché. Sicuro? Sì. Conoscere la macchina che mi ha messo al mondo. Non è questo che intendi? Ora vado. Aspetta. Sì? Come hai fatto a rintracciarmi, visto che non indossavo un focus? Andiamo, Aloy. Non ci voleva un genio per capire che Alice ti avrebbe gettato nel cerchio del sole a mezzogiorno. Ho esaurito due corsieri per raggiungerti, ma ce l'ho fatta. Ora vai. Va bene, se insisti. Da quando esegui l'override sulle macchine? Fin da quando hai scoperto la tecnica. Ho distrutto un corruttore per ottenere le parti utili, naturalmente. Il tuo esempio mi ha indicato come farlo, certo. Un altro beneficio del monitorare le tue attività tramite il focus. Comodo la vita, eh? Per essere sincero, la logica alla base della tecnica non è molto diversa dai riti praticati dagli sciamani Banuk, anche se è più avanzata. Bene. Non c'è di che, immagino. Alice ti ha riconosciuto nel cerchio del suo. Ed è questa la cosa più clou. Mi avevi detto di aver aiutato l'Eclissi, non di conoscere l'uomo che ha ucciso mio... che mi ha quasi ucciso. Adesso lo sai. Quell'uomo è una seria minaccia. Dobbiamo fare il possibile per impedire a lui e Ade di vincere. E lo faremo. Bene. Ora devo andare. Come se non bastasse, Alice ha ordinato all'Eclissi di attaccare la terra sacra dei Nora. La tribù è già indebolita. Non avranno alcuna possibilità. Dovresti venire con me. Assolutamente no. Ho dei preparativi di cui occuparmi. Che genere di... Oh, perché te lo chiedo? Tanto non rispondi. Esatto. Quando sarà il momento, ti farò sapere. Ti contatto dopo. Nel frattempo, se tornassi nel territorio dei Cargia delle Ombre, ho per te un'armatura per nasconderti. Pensi sempre a tutto, vero? Devo farlo. Aloy. Sì. Quando stavi recuperando il registro alfa nel bunker di Zero Dawn, sono stato troppo crudele. Ma quell'armatura che dicevi? Per il tuo bene, spero che ci sia qualcuno ad attenderti nella montagna. Non qualcosa, ma qualcuno. O qualcun cosa. Ok. Bene. Fantastico. Allora, potremmo scaloppare velocemente, ma non lo faremo, anche perché si è fatto una certa, si è fatto tardi. Devo recuperare assolutamente un po' di sacca medica e devo andare a fare provviste di vampa che non ne ho. Quindi Lucio Doris, adesso farò il bravo bambino e poi nel prossimo video ci vedremo per andare a salvare i nostri allegri compari Nora. Va bene? Io come sempre vi ringrazio, vi invito a spolliciare, di iscrivervi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!